Le rigide temperature che stanno accompagnando il mese di gennaio stanno creando delle difficoltà anche nel settore dell'agricoltura. Produzioni danneggiate dal gelo, aziende agricole rimaste isolate, difficoltà di approvvigionamento di mangimi e foraggi sono soltanto alcuni dei danni che la neve e il gelo hanno provocato in questi giorni. Il maltempo dunque preoccupa agricoltori e allevatori. Intanto danni abbastanza diffusi nel settore dell'ortofrutta in pieno campo, gli orticoli in particolare, carciofeti in pieno campo, poi ci sono danni alle strutture dei vigneti a cavallo tra le province di Caltanissetta ed Agrigento, vicino alla zona del Canicattinese, e poi ci sono dei danni anche nel settore zootecnico, ma soprattutto nella zona del Vallone. Diciamo che il problema più serio è l'approvvigionamento e il raggiungimento dei mercati da parte delle produzioni, abbiamo difficoltà a reperire mangimi e foraggi, le aziende zootecniche hanno avuto gravi difficoltà e purtroppo continueranno ad averle perché le previsioni non sono assolutamente positive. Ma gli agricoltori lo fanno sempre con grande speranza e voglia di fare il meglio, loro ci hanno messo tutta la loro forza e il loro coraggio, certo abbiamo bisogno anche che gli enti pubblici, la regione, venga in soccorso, diciamo, del settore agricolo siciliano, perché capiamo che obiettivamente ci siano delle difficoltà, ci sono delle difficoltà notevoli. Siamo molto preoccupati, ripeto, perché non siamo in condizioni di prevedere cosa potrà succedere nei prossimi giorni. Già abbiamo avuto contatti con l'assessore Cracolici, sono avviate già le procedure di segnalazione dei danni. Anzi, invitiamo i produttori a recarsi presso le condotte agrarie per fare la segnalazione degli eventuali danni riportati, ricordando che bisogna raggiungere una percentuale di danno alla produzione lorda vendibile e comunque all'azienda. Se si tratta di danni materiali, fotografare i danni materialmente, se ci sono stati crolli di strutture, per esempio nei vigneti il peso della neve ha fatto crollare i tendoni. Bisogna fotografare il danno, fare un piccolo dossier. Rivolgetevi tranquillamente agli uffici della Coldiretti, direttamente andate all'Ispettorato Agrario, segnalate l'avvenuto danno perché solo in base alla segnalazione si potrà poi avere un eventuale beneficio da parte della Regione.